Perché non organizzare un servizio navetta per le zone ZTL? Così in modo tale che i turisti possano visitare anche il nostro centro storico, via Chiaia, piazza Dante, invece di farla sempre a piedi. Questa è una cosa prevista, ovviamente, che sconta la carenza economica, ma proprio in questi giorni sono arrivate delle navette che verranno utilizzate nelle prossimi giorni, proprio già da quest'estate, nel centro storico. E ci auguriamo che anche il mondo dell'impresa, anche le realtà private possano investire e aiutarci a, magari attraverso sponsorizzazioni, ad avere più navette. Noi la nostra parte la stiamo facendo. Signor De Magistris, com'è possibile che una coppia che si deve sposare debba pagare 2.000 euro di assicurazione e non possa fare tante altre cose utili? Questa è una vergogna che ovviamente di cui non abbiamo nessuna responsabilità, perché dipende da altri, da scelte nazionali, governative e anche di politiche assicurative. Noi però ci siamo impegnati sin dall'inizio, tanto è vero che abbiamo incentivato, promosso e previsto la cosiddetta RC Auto Napoli Virtuosa, che insomma è un modo per stipulare una polizza a condizioni vantaggiose qualora ci sono determinati requisiti. Siamo i promotori di una legge di iniziativa popolare che cancelli questa vergogna, ma attraverso i contatti anche che ho avuto personalmente le ultime settimane ho ragione di ritenere che stia cambiando qualcosa anche tra le principali compagnie assicurative, e a breve, grazie alla nostra azione incisiva, si possa rivedere questa vergogna e finalmente a Napoli si potrà pagare il giusto come si paga in altre città, e quindi evitare anche la fuga delle residenze, perché noi abbiamo gente che non risiede formalmente a Napoli anche per il caro assicurazione. Vorrei chiedere all'egregio sindaco perché non dà più spazio alle feste popolari. Sono molto d'accordo a questa esortazione, perché anche io spingo molto perché si possano reintrodurre o introdurre feste popolari. Volevo farlo già quest'estate con la festa di inizio estate, poi abbiamo fatto coincidere con la giornata della musica, che è un po' come una festa popolare, però molto bene questa idea, che mi trovo assolutamente persuaso, perché il modo per far scendere la gente per strada, stare insieme, far rivivere tradizioni, far socializzare, insomma Napoli si vuol caratterizzare sempre di più come la città del benessere, la città dell'umanità, la città della socialità, lo stare insieme aggiunge un posto a tavola per strada con delle feste popolari, quindi io sono un grandissimo sostenitore della riscoperta delle feste popolari nella nostra città, che già sono tante ma se ne devono fare di più.